La mia prima domanda è, come è nato il tuo ultimo libro? Beh, tanto non si tratta di un libro, è una specie di raccolta di cose che ho scritto in giro, soprattutto su Twitter, su FriendFeed. E poi una mattina ho deciso di metterlo su Amazon, ma più per un fatto di curiosità che per un progetto, cioè anche perché io le cose spesso le faccio così un po' a cazzo. E quindi è nato questa specie di aforismario con tutta la raccolta delle mie cose che avevo scritto nell'ultimo anno e niente, l'ho chiamato in quel modo, sta uscendo il sole, chi l'ha uscendo sei tu e qualcuno l'ha scaricato. Qualcuno, tra cui anche io, appunto, ti volevo chiedere appunto una curiosità a proposito del nome, da dove viene il nome? Sì, allora il nome in realtà era un tweet che avevo fatto qualche mese fa. Ed è stato il tweet che ha avuto più successo, paradossalmente, tra tutte le cazzate che ho scritto nel tempo, perché è stato retweetato tantissime volte, tipo 270, una cosa così. E è una frase assolutamente senza senso, senza nessuna pretesa. E questa cosa mi ha colpito perché, voglio dire, sta uscendo il sole, chi l'ha uscendo sei tu, era veramente un paradosso ideale, allora l'ho usato come titolo. E poi il titolo Senti, dovrebbe essere sempre una cosa di questo genere, cioè un cappello senza senso, obiettivamente. esattamente. Senti, ti volevo chiedere a proposito di come è nato appunto questo libro, di come ha visto la pubblicazione, anche se non è un libro ma una raccolta. Ebook. Beh, io in genere tengo traccia di tutte le cose che scrivo, soprattutto quelle che scrivo sui social media, social network. Perché so che i social network hanno una vita relativa, cioè Twitter oggi c'è, domani chi lo sa, e gli altri ancora di più. Ho vissuto il dramma di FriendFeed quando è stato chiuso per un certo tempo, oppure quando andava a sprazzi, e quindi ho avuto il buon senso, insomma, di mantenere sul mio Word tutte le cose che scrivo. E quindi mi sono fatto un archivio di tutte le cazzate e ogni tanto le libero sul web. E ho fatto diverse raccolte, tutte come ebook gratuiti. E questa volta l'unica differenza è che l'ho messo su Amazon e quindi qualcuno paga anche per leggere quello che comunque io scrivo anche su Twitter, su FriendFeed e così via. Senti, lo stile della scrittura è molto molto particolare. Ti volevo chiedere in che modo, secondo te, il fatto di scrivere proprio per il web ha modificato, la natura e come viene effettivamente concepito il testo? Beh, dunque, scrivere per il web innanzitutto, ma più che altro per i social network, è diverso che scrivere per un pubblico o anche soltanto per un Word, perché i social network reagiscono immediatamente. E quindi io spesso, se scrivo una battuta, qualsiasi cagata, la metto su Twitter e immediatamente ho la reazione, della gente. E quindi mi sono fatto un po' le ossa, cioè scrivere su Twitter significa anche ricevere una critica immediata se una cosa è obiettivamente una scemenza, e magari invece se una cosa è apprezzata anche per un motivo assurdo, come appunto come il tweet del titolo, però se ha successo o ha riscontro, io me la segno e evidentemente qualcuno ha piacere a leggere quella cazzata. Senti, invece per quanto riguarda la tipologia di pubblicazione, perché hai scelto proprio Amazon? Nel senso, si parla moltissimo di ebook, di nuova editoria, di libertà degli autori che possono finalmente pubblicare in maniera autonoma senza passare per un editore. Quindi ti volevo chiedere qual è stato il tuo percorso in questo senso. Beh, io ho sempre messo online tutto quello che scrivevo, un po' per un edonismo sfrenato e un po' anche proprio per una necessità di conservazione, perché mettere online significa comunque ricordare, tenere traccia. E quindi ho cominciato a mettere online i primi PDF, poi ho messo le stesse cose su lulu.com, che permette di scaricare gratuitamente un ebook o un qualsiasi tipo di documento, e sono passato ad Amazon semplicemente per una facilità di pubblicazione, perché in 20 minuti ho messo su
quel PDF, me l'ha convertito, me l'ha creato. Tant'è vero che io quello lì non l'avevo nemmeno riletto. Cioè la gente ha cominciato a scaricarlo prima che io reggessi i refusi, ce ne sono ancora tra l'altro, ma prima che io rileggessi quello che avevo messo online era già pubblico, quindi poi mi sono dovuto affrettare almeno a correggere gli accenti e le cose più eclatanti. Quindi semplicemente per un fatto di semplicità e di velocità. Senti, sai già indicare qualche numero riguardo a questa pubblicazione? Di vendite? Beh, le vendite sull'ordine di qualche centinaia. In quanto tempo? In 4 giorni. Che poi io obiettivamente ho un certo culo, cioè ho una certa base di lettori che sono abbastanza fissi e ricorrenti, sono affezionati, non so per quale motivo, ma probabilmente perché li conosco tantissimi di questi. E quindi quando metto una cosa online scaricano subito qualsiasi cosa sia, una cagata pazzesca oppure l'Iliade. E quindi il primo giorno ero subito entrato nella top 10 perché questo zoccolo duro aveva scaricato le prime 100 copie. E poi pian piano, insomma, la voce si è un po' diffusa e qualcun altro ha scaricato. Senti, ma ti vorrei chiedere questo. Io, ad esempio, ho scaricato la raccolta e ho potuto leggerla nel giro di circa 30 secondi dal momento in cui ho deciso che volevo quel libro barra raccolta. Secondo te, il modo in cui viene fruito adesso, anche attraverso dispositivi mobili, come l'iPhone, per esempio, io leggo sull'iPhone. Cambia il modo anche tuo di scrivere, al di là della scrittura per il web, in particolare per i social network. Eh sì, io penso di sì, anche perché per la mia esperienza personale, io quando compro un libro, se è un libro vero, cioè di carta, magari sono 200-300 pagine di libro, io ho una certa responsabilità rispetto a me stesso, cioè quando prendo un libro io so che impegnerò 5, 8, 12 ore della mia vita da qui a una settimana per leggere quel libro. Quando invece acquisto un ebook, ma anche quindi nel mio caso quando lo vendo, se si tratta di un ebook che può essere scaricato in 20 secondi, letto in 5 minuti in metropolitana, la responsabilità è diversa, perché so che l'utente si aspetta da me quello che si aspetterebbe parlandomi. Quindi io semplicemente riporto su Byte quello che direi a voce a un qualsiasi amico. E quindi non ho questa responsabilità del García Márquez che mi lascia le sue memorie, capito? Infatti, e ti vorrei chiedere secondo te come evolverà questo aspetto? Beh, secondo me questa cosa prenderà sempre più piede, perché innanzitutto è facilissima da fare e quindi non ci sono tutti quegli ostacoli dell'editoria classica, che impongono una serie di passaggi burocratici, di controllo anche giusto, e quindi secondo me sempre più gente passerà a questo tipo di scrittura che è meno impegnativa, che magari può portare anche a qualcosa di buono, perché adesso non è il mio caso probabilmente, ma magari qualcuno può scrivere un ebook fondamentale in 10 minuti, in maniera magari grezza, senza un grande vaglio editoriale, un controllo accurato, però mette lì un'idea fondamentale che altrimenti sarebbe rimasta o nel dimenticatoio oppure avrebbe impiegato anni per prendere vita. Perfetto. Massimo, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato con noi oggi. Grazie a te.